Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo tutorial hack, diciamo, di S4 League. E oggi parlerò sempre delle hack. Questo è un hack conquest e card hack. Quindi iniziamo subito a vedere come si usa. È facilissimo, non mi serve nemmeno un bypass, per dire la verità. Cioè, non mi serve proprio. Ok, quindi basta eseguire prima il hack, diciare, che ne so, card hack o conquest. Io farei card, quindi tutte e due. Poi apriamo S4 League come sempre, diciamo start, il mio in inglese ovviamente, il vostro sarà in italiano. E vi dovrebbe apparire S4 League. Ok, per non perdere molto tempo, ci vediamo alla pagina di login, ragazzi. Ecco ragazzi, siamo qua alla pagina di login, quindi non dobbiamo altro che loggare. Ok, andiamo su, vabbè, qualsiasi server ovviamente. E la prova, per avere una prova che hack funzioni, basta guardare le carte. Cioè, se guardate le carte, io ne ho tutti, quindi potrei anche prendermi qualsiasi, anche fare exchange. Vabbè, cioè insufficienti carte, però avete capito che funziona. Quindi alla prossima tutorial forse faremo altri più hack, dato che abbiamo trovato quello che noi cercavamo da tantissimo tempo. Ecco perché facevamo sempre questi hack, che erano, cioè, praticamente Xtrap non vi bloccava il gioco o vi dava l'errore, dato che questi sono undetected, nel senso non vengono, cioè, trovati dall'Xtrap. Però abbiamo trovato un bypass, finalmente vediamo, cioè dobbiamo guardare ancora se funziona il bypass, però alcuni dicono di sì, quindi è presto arriveranno nuovi hack, tutorial hack, quindi da Rector e dal clan RGR tutto. Ciao a tutti, al prossimo hack.